secondo capitolo del Vangelo di Luca e nel contesto della nascita di Gesù ci è presentato quello che è il cammino di ricerca, l'esperienza dell'incontro dei pastori con il bambino Gesù. E in quel contesto si parla anche di Maria. Maria che legge quel cammino di ricerca dei pastori, quel loro andare senza indugio, e, dice il Vangelo, lo trovarono, ecco, quell'esperienza di, in fondo, del cammino, di chi si affida e si rende totalmente disponibile a fare della parola di Dio il tracciato dentro il quale cogliere i tratti in cui leggere la pienezza della vita. In fondo, quei pastori nel loro andare senza indugio sembrano essere l'eco ulteriore di ciò che Maria ha vissuto con il proprio sì. Anche lei, certo, pur nel timore, e cioè nella consapevolezza della sproporzione che c'era fra il dono che Dio poneva in lei, le annunciava, e la consapevolezza della propria povertà, anche Maria ha saputo senza indugio consegnarsi in pienezza alla parola che la interpellava. Il sì di Maria è l'espressione più alta di questa accoglienza. E in fondo in quel senza indugio dei pastori, in quel cercare, in quel trovare, in quel riconoscere nel volto di quel bambino l'esperienza della pienezza, della magnificenza e della benedizione di Dio sull'uomo, ci è detto che in quello scrutare, in quell'andare, Maria sa cogliere tutto questo, custodendo tutte queste cose nel suo cuore, meditandole nel suo cuore. Sono due sottolineature molto forti. Custodire dice la disponibilità a fare spazio, perché ciò che Maria stessa incontra come luogo in cui Dio parla a lei possa trovare piena accoglienza e piena assonanza dentro le proprie scelte di vita. E meditare nel cuore dice il dinamismo di una risposta, cioè la consapevolezza di come l'incontro, l'accoglienza di quella parola nella propria vita chiede continuamente il coraggio di mettersi in gioco, di riconoscere che quella parola, che quell'incontro chiede d'ora in poi di motivare le proprie scelte, il proprio operare, appunto come il cuore nel linguaggio semitico indica. Se dovessimo paragonarlo un po' alle nostre immagini, oggi il cuore per noi sarebbe, come dire, il nostro cervello, cioè il luogo in cui elaboriamo le scelte della vita, in cui orientiamo gli atteggiamenti che qualificano la nostra esistenza. Ebbene, Maria si colloca proprio lì, quasi a raccogliere non solo il cammino dei pastori, ma soprattutto ciò che nel loro incontro sperimentano, la vicinanza, la presenza stessa di Dio in quel bambino. Ecco, in lei tutto questo diventa luogo in cui custodire e meditare nel cuore.